Settimana di ripresa per le criptovalute, ma settimana di riflesso e di reazione alle politiche della Federal Reserve. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un po' un update estremamente veloce, puntuale, focalizzato su che cosa è successo questa settimana, perché il mercato cripto ha reagito in maniera brusca e positiva alle decisioni della Fed. Quali sono le decisioni della Fed che sono state prese questa settimana e soprattutto gli indicatori che sono usciti, perché i dati, ragazzi, macroeconomici in questa settimana sono stati di grandissimo rilievo e soprattutto hanno indicato un punto di vista, il punto di vista che il mercato sta prendendo in considerazione per le sue mosse, per decidere se fare up o down relativamente alle stocks in versione growth, quindi tutte quelle che sono le tecnologie, gli asset tecnologici, criptovalute comprese. Allora, ho già preparato quelli che sono due grafici nuovi da farvi vedere, una super tabella, ma partirei dalla focus su quello che è successo la settimana, questa settimana, e come i mercati si sono mossi, ragazzi. Sembrerebbe in maniera assolutamente assurda, no? Perché da dati negativi a un certo punto sono decollati, invece da dati attesi hanno preso appunto la via anche del rialzo, quindi in sostanza hanno preso tutti i dati che questa settimana sono usciti in maniera positiva. Sembrerebbe così, in realtà non è così, ragazzi. C'è dietro una idea estremamente precisa e puntuale che andremo a evidenziare in questo video e soprattutto cercheremo di riflettere, come sempre facciamo, sul mio canale, ragazzi, ragionando e aprendo la mente. Open your mind. Prima di andare avanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e se invece non vi siete iscritti, io vi metto qui le due fasce, quelle di Ethereum BTC, ragazzi. Tra l'altro il merge di Ethereum ha spinto anche ETC, ragazzi, non so se l'avete vista, questa settimana ha fatto il botto. Allora, partiamo da quelli che sono i dati economici di questa settimana in maniera molto veloce, quello che è successo questa settimana, ragazzi. Ci sono stati già dei dati molto rilevanti martedì 26, quelli relativi alla fiducia dei consumatori, che sono dati che vengono presi in considerazione per quanto riguarda la questione della recessione economica degli Stati Uniti e soprattutto la vendita delle nuove abitazioni. Se non che, ragazzi, poi abbiamo avuto la giornata del mercoledì che ha dato l'incipit a questo rialzo che abbiamo visto su Bitcoin e nei mercati delle cripto, soprattutto anche Ethereum, che ha fatto veramente molto 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 bene, cioè la decisione del FONC sul tasso di interesse, che poi è stato quello atteso, ma soprattutto, come vi avevo evidenziato, ragazzi, sul canale Twitter, cioè su Twitter vi avevo detto che molto sarebbe stato preso in considerazione il discorso di Powell per quanto riguarda l'inflazione piuttosto che il dato in sé, che era ormai atteso di alto di 0,75 basis point. Ma Powell un pochettino ha lasciato traperare alcune cosette in questo discorso, ragazzi. Punto primo, ha lasciato traperare un pesante influsso politico, perché le elezioni di midterm iniziano a pesare probabilmente negli Stati Uniti. Presentarsi alle elezioni di midterm a novembre in uno scatafascio colossale da un punto di vista finanziario non è probabilmente ben visto dal presidente degli Stati Uniti, quindi un pochino, no, tiratina di orecchie. Sembrerebbe che il mercato ha visto nelle parole di Powell intanto questo tipo di atteggiamento, quindi un minimo di tirata orecchie. Ma per lo più, ragazzi, quello che ha visto è una situazione di tendenzialmente offuscare, mettere sotto il tappeto la questione della recessione. Gli Stati Uniti sono, da ieri, con l'uscita del secondo trimestre consecutivo, diciamo, in negativo, sono in recessione, ma stanno cambiando la definizione tale per evitare di dirlo, in realtà sono in recessione. C'è da dire che comunque la puntualizzazione fatta dal Federal Reserve, cioè sul fatto che comunque il mercato del lavoro è ancora solido, è corretta. Ragazzi, tempo fa, qualche mesetto fa, vi ho spiegato che la Federal Reserve persegue la logica della
occupazione, quindi ok la recessione, ok il PIL economico, tutto quello che volete, ma l'obiettivo della Fed è mantenere basso o a livello naturale, si definisce così, il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti. Quindi è quella la variabile chiave che loro guarderanno quando devono allentare la diciamo la questione dei tassi di interesse, quindi l'innalzamento dei tassi o meno. Quindi da una parte abbiamo l'inflazione, dall'altra il livello della disoccupazione. Queste due bilance sono le cose che fanno muovere la Federal Reserve. Il mercato cosa ha fatto, ragazzi? Nella decisione della Fed ha visto in pratica la possibilità che si stia andando in recessione molto più velocemente di quello che si aspettava. Questo, in parole povere, significa che la Fed avrà dei rialzi dei tassi di interesse davanti, ma un po' con le mani legate, perché non potrà esagerare con questa cosa, in quanto i dati relativi all'economia americana sono tutti peggiorati molto più delle aspettative. E questa situazione quindi porta il mercato a pensare che il rialzo dei tassi di interesse non sarà così consistente come da attese. Effetto di questo pensiero, il decollo immediato degli asset tecnologici e degli asset growth, quindi quelli altamente speculativi, tra cui le criptovalute, Bitcoin, Ethereum e altre cripto in generale. Ecco il motivo e il perché, ragazzi, i mercati nei giorni scorsi hanno fatto il botto. Lo hanno fatto perché vedono un dato negativo. Lo so che sembra strano dire questa cosa qui, ma il dato negativo in questo caso impatta positivamente sulla questione del rialzo dei tassi, quindi impatta sul fatto che probabilmente la banca centrale americana dovrà obbligatoriamente accettare un minimo di inflazione e alleggerire la sua politica di rialzo dei tassi, quindi non essere così aspra, e questo è il vero nodo da sciogliere. Se non che nella giornata di giovedì, proprio ieri, il PIL disastroso, ragazzi, vedete, -0,9 contro un'attesa di un PIL di 0,5, quindi è un PIL negativo a differenza di un'attesa che era un PIL positivo, ha innescato un'ulteriore spinta rialzista. Bitcoin ha breccato anche gli altri livelli di resistenza, proprio perché, vedete, sta andando un'ulteriore indicazione, sta andando verso quella che era appunto la scelta del mercato, cioè recessione da parte degli Stati Uniti, che va a bloccare in parte la decisione del rialzo dei tassi per i prossimi mesi. Se non che anche le richieste dei sussidi di disoccupazione, indicatore fondamentale, come vi dicevo, ragazzi, per via del discorso della disoccupazione, che è peggiorato anche questo, quindi, però non tantissimo, quindi peggiorato, era in attesa 253k, è diventato 256, quindi un po' peggiorato anche la richiesta di sussidi. Più è alto questo livello, peggio è per il mercato, perché si va verso la disoccupazione. E fin qui, ragazzi, non ci piove, tant'è vero che il mercato si sta riposando nella giornata di oggi, perché è uscito il famoso PCE, cioè dato che la banca centrale americana, la Fed, ha indicato l'indice delle spese al consumo, cioè della spesa relativa a beni e servizi che vengono distrutti, consumati, non lavorati e rimessi nel mercato, quindi quelli che sono praticamente la spesa al consumo. Se viene toccata quella, secondo la banca centrale, va a iniziare diciamo ad esserci una reale recessione, perché significa che il potere di acquisto dei singoli è stato ridotto dalla questione inflazione, quindi è un po' complessa. Ragazzi, allora, eccolo qui il PCE, l'indice dei prezzi e delle spese personali, è salito in maniera superiore alle attese. Questo significa che da un punto di vista di spesa al consumo l'economia sta ancora bene e che i consumatori hanno comunque ancora speso tanto. Questo significa che nonostante l'inflazione dei prezzi, nonostante la stretta economica, ancora la questione legata alla spesa al consumo si mantiene stabile. Infatti questo dato il mercato l'ha preso in maniera leggermente negativa, non negativissima, ma leggermente negativa, e ha fermato il suo rialzo. Perché? Perché è un dato che va a contrastare contro quella cosa che vi ho detto prima, cioè il concetto che l'economia stia andando in recessione e che quindi la banca deve fermare il rialzo dei tassi. In questo caso un PCE positivo indica che la banca qualche rialzino in più lo può continuare a fare, mentre il PIL ridotto significa che stanno iniziando ad esserci i primi effetti sulla questione legata alle materie prime, cioè sulla produzione di base, e questo significa che a catena nei prossimi mesi avremo anche
questi effetti negli altri settori, tra cui poi la spesa al consumo. In sostanza, ragazzi, il mercato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quello che guarderà è una cosa: il tasso di accelerazione dell'inflazione, come vi ho detto, cioè quanta questa inflazione continuerà a salire. Deve essere negativo il tasso di accelerazione dell'inflazione. Se questa cosa avverrà, il mercato prenderà quel dato in maniera molto positiva, ragazzi, perché da un punto di vista di PIL siamo già in questione di ristrettezza e quindi quasi recessione, tra virgolette. L'occupazione regge, ma se dovesse esserci un peggioramento dell'occupazione, il mercato la prenderà in maniera positiva, perché significherà che il tasso di interesse della banca non potrà alzare i tassi di interesse come gli pare. Questo è il discorso ed ha un effetto positivo alla fine, ragazzi, sui mercati. Vi faccio vedere alcuni grafici, lo so che vi sto dicendo delle cose che sembrano arabo, però vi assicuro è così quello che sta facendo il mercato. Quindi nei prossimi mesi andremo a guardare il tasso di accelerazione della inflazione, che deve essere negativo, ve lo sto già dicendo, e poi andremo a guardare le richieste dei sussidi di disoccupazione, che devono essere maggiori, aumentare, cioè aumentare la disoccupazione. In quel caso la Fed dovrà ridurre la sua politica di restrizione dei tassi, quindi di restrizione monetaria, scusate, di aumento dei tassi. E poi andremo a guardare ovviamente il PCE, quindi la spesa al consumo, l'hanno indicato loro stessi. Guardate poi, tra le altre cose, ragazzi, come si modifica Bitcoin rispetto alla release dei dati dell'inflazione del CPI della Federal Reserve nelle ore dopo, ragazzi. Questa è la volatilità di Bitcoin un'ora dopo il release dei dati sul tasso di inflazione. Guardate come sale, come si modifica volatilità del prezzo. Guardate qui, boom, 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 boom. Questo perché influisce molto pesantemente la questione dell'inflazione. Vi faccio però anche ragionare su un dato che è stato pubblicato da Kaiko e che secondo me è molto rilevante per il lunghissimo periodo di Bitcoin, che è questa schermata, ragazzi. Nella fase grigia, nella lineetta grigia, vedete i 5 anni di inflection expectation, quindi le aspettative dell'inflazione a 5 anni. Guardate come si sta riducendo l'aspettativa dell'inflazione a 5 anni per via della manovra fatta sul tasso di interesse da parte delle banche centrali. E vi faccio anche vedere una cosa molto rilevante, ragazzi: Bitcoin è positivamente correlato alle aspettative di inflazione del mercato nel lunghissimo periodo. Questa era le aspettative di inflazione, e Bitcoin tutto questo periodo l'ha fatto salendo. Ovviamente è una correlazione un po' spuria, quindi bisognerà un po' ragionare su quanta parte dipende dall'inflazione, quanta parte invece dipende dalle emissioni di liquidità, eccetera. Quindi attenzione comunque a darlo come un dato univoco, non è certamente l'unica dipendenza. Però è importante ragionarci, perché significa che poi tutto sommato, anche se a volte i mercati si nascondono dietro questi rumori di fondo, sembrerebbe che in ogni caso Bitcoin, il suo ruolo piccolino, il suo ruolo di Bitcoin standard, di protezione contro un'aspettativa alta di inflazione, teoricamente la sta anche avendo, ragazzi. Ora, questa fase di ribasso e poi infatti di aspettativa inflazionistica è coincisa anche con questa fase di ribasso, e teoricamente quando questa spirale si fermerà dovrebbe fermarsi anche l'oscillazione negativa dei mercati delle criptovalute, di Bitcoin in particolar modo. Allora, era interessante questo grafico, ve lo volevo mostrare per rifletterci come sempre. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e se le analisi macro che abbiamo appena fatto, ragazzi, sono utili per la vostra operatività, perché sono importantissime per la lettura dei mesi che verranno e del perché i mercati salgono. Come vedete, non è casuale, non sono randomici, tutto dietro a una logica ben definita, che è quella che vi ho spiegato oggi. Basta saper leggere, ovviamente comprendere quelle che sono
diciamo tutte le intersezioni. Non è sempre così, non ci sono delle regole standard per quanto riguarda questi momenti, perché i mercati danno priorità ad alcuni valori, ad alcuni indici, ad alcuni eventi rispetto ad altri in base al momento attuale. Una recessione vista positivamente dai mercati perché impatta bloccando il rialzo dei tassi. Guardate un po' come bisogna ragionare sui mercati, non ci sono regole fisse ed è giusto che sia così. Poi ovviamente questa cosa cambierà nei prossimi mesi quando verrà messa da parte, poi magari il problema è recessione diventerà il problema principale. In questo momento il problema principale è l'inflazione, perciò una recessione è positiva, se così la vediamo, in quanto blocca il rialzo dei tassi da parte del Federal Reserve. Nella prossima settimana andremo nuovamente, ragazzi, a ragionare sui grafici di Bitcoin e delle criptovalute. Alcune novità ci sono e anche abbastanza rilevanti per quanto riguarda i cicli di natura mensile e anche quello che vi ho detto nell'ultimo video la scorsa settimana. Questo è il ciclo che io al momento sto prendendo in considerazione, lo guardiamo lunedì, che è quello del future CME di Bitcoin, sembra dipinto, ed è un ciclo mensile che teoricamente chiuderà fra pochissimi giorni. Vedremo se sarà così. La prima volta che prendiamo questo grafico e lo teniamo sotto controllo, magari abbiamo un'indicazione più pulita. Bene ragazzi, allora per oggi è tutto, io vi lascio un buon weekend soleggiato in spiaggia al mare, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!